ma per fortuna o purtroppo lo sono. Mi scusi, presidente, non è per colpa mia, ma questa nostra patria non so che cosa sia. Può darsi che mi sbagli, che sia una bella idea, ma temo che diventi una brutta poesia. Mi scusi, presidente, non sento un gran bisogno dell'inno nazionale, di cui un po' mi vergogno. In quanto ai calciatori non voglio giudicare, i nostri non lo sanno o hanno più pudore. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Mi scusi, presidente, se arrivo all'impudenza di dire che non sento alcuna appartenenza, e tranne Garibaldi e altri eroi gloriosi non vedo alcun motivo per essere orgogliosi. Mi scusi, presidente, ma ho in mente il fanatismo delle camicie nere al tempo del fascismo, da cui un bel giorno nacque questa democrazia, che a farle i complimenti ci vuole fantasia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Mi scusi, presidente, ma questo nostro Stato che voi rappresentate mi sembra un po' sfasciato, è anche troppo chiaro agli occhi della gente che tutto è calcolato e non funziona niente. Sarà che gli italiani per lunga tradizione sono troppo appassionati di ogni discussione, persino in Parlamento c'è un'aria incandescente, si scannano su tutto e poi non cambia niente. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Mi scusi, presidente, dovete convenire che i limiti che abbiamo ce li dobbiamo dire. Ma a parte il disfattismo, noi siamo quel che siamo e abbiamo anche un passato che non dimentichiamo. Mi scusi, presidente, ma forse noi italiani per gli altri siamo solo spaghetti e mandolini. Allora qui mi incazzo, son fiero e me ne vanto, mi sbatto sulla faccia, cos'è il Rinascimento? Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Questo bel paese forse è poco saggio, ha le idee confuse, ma se fossi nato in altri luoghi poteva andarmi peggio. Mi scusi, presidente, ormai ne ho dette tante, c'è un'altra osservazione che credo sia importante. Rispetto agli stranieri noi ci crediamo meno, ma forse abbiamo capito che il mondo è un teatrino. Mi scusi, presidente, lo so che non gioite se il grido Italia è Italia c'è solo alle partite, ma un po' per non morire o forse un po' per celia abbiamo fatto l'Europa, facciamo anche l'Italia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo, per fortuna purtroppo, per fortuna lo sono. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio TVL e benvenuti a questo secondo appuntamento con la trasmissione Io non mi sento italiano. Prima di iniziare la trasmissione permettetemi di fare gli auguri a tutte le donne italiane, perché oggi insomma ricorre la giornata internazionale della festa delle donne. Saluto Diego Civino che è in regia e che condurrà insieme a me questa trasmissione. Buonasera Emanuela, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori e buonasera agli ospiti che andrai a presentare.
Saluto ovviamente gli ospiti, ho qui con me in studio il dottor François Imperiale, che è del Movimento Sviluppo e Solidarietà, e l'ingegnere Salvatore Guerrieri del partito del PD. Più tardi ci raggiungeranno altri ospiti, avremo l'avvocato Renzo Perrone, che rappresenta la Puglia per Vendola, e il dottor Gianvito Rizzo del Cantiere Democratico. Ovviamente anche con loro e con gli ospiti già presenti in studio parleremo di amministrative in vista di quello che è il prossimo appuntamento elettorale del 6 e del 7 di maggio, che vedrà i comuni dell'Italia e ovviamente anche il Guagnato impegnati in una tornata elettorale per l'elezione del sindaco. I quattro ospiti che abbiamo qui questa sera, che avremo qui questa sera, sono esponenti di quella che è insomma la politica guagnanese e sono rappresentanti tutti e quattro di una lista civica, l'Altra Primavera, una lista che si iscrive insomma all'interno di quello che è il panorama di centro-sinistra, centro-centro-sinistra di Guagnano, i quali domenica si contenderanno diciamo la poltrona di capolista attraverso le primarie. Prima di passare loro la parola, prima di permettergli di presentarsi insomma ufficialmente, ricordiamo che le primarie si terranno domenica 11 a Guagnano e a Villa, nelle sedi di Via Garibaldi a Guagnano e di Piazza Padre Pio a Villa Baldassarri. Si voterà dalle 9 alle 20, ovviamente potranno partecipare tutti i cittadini di Guagnano e di Villa, purché abbiano almeno compiuto 17 anni e siano muniti di un documento d'identità. Ora passiamo subito la parola ai nostri ospiti e a Diego. Sì, scusami Emanuela, ti facevo i gesti dalla regia. No, ecco, volevo ricordare ai nostri radioascoltatori che possono comunque mettersi in contatto direttamente con noi ed eventualmente porre domande anche ai nostri ospiti attraverso la chat del sito di Radio TVL o telefonando al numero 0832 70 49 41 lasciando un messaggio che noi poi riporteremo alla diretta. Va bene? Ok, d'accordo. Buon proseguimento. Grazie, avvisaci insomma tu appena arriverà qualche messaggio. Ci mancherebbe altro. Allora, rompiamo gli indugi, presentiamo, cioè cominciamo insomma questa nostra conversazione con questi ospiti qui presenti. Vi faccio subito una domanda che ci possa insomma permettere di conoscerci un po' di più. So che entrambi avete avuto esperienze politiche nel passato, chi esce da un'amministrazione di centrodestra con l'ex sindaco Leone, chi ha avuto anche esperienza in provincia come consigliere provinciale. Quindi vorremmo innanzitutto che ci raccontaste un po' quello che è il vostro curriculum, come dire, politico, vi portate dietro e con il quale vi presentate a questa tornata elettorale. E vi chiedo anche se, secondo voi, queste esperienze che avete condotto diciamo, nel passato possono rappresentare in qualche modo un valore aggiunto oppure se qualche situazione pregressa possa magari essere un freno a quella che potrebbe essere la vostra ascesa politica in questa nuova tornata elettorale. Se insomma rivolgo a entrambi questa domanda, se vuole rispondermi prima l'ingegnere e poi passo subito la parola a François. Intanto buonasera a tutti i nostri teleradioascoltatori e anch'io, come ha fatto Emanuele, porgo gli auguri più fervidi, più sentiti a tutte le donne, quelle che ci stanno vedendo, che ci stanno ascoltando, perché oggi è la giornata della donna, è una giornata importante. È vero che, come si dice, questa giornata dovrebbe essere di 365 giorni l'anno, non dovrebbe essere soltanto l'8 di marzo. Però, insomma, detto, è anche un bene che questa cosa si faccia, che ogni tanto si ricordi che la donna non è del tutto paragonata a quella che dovrebbe essere. Cioè una madre, una donna che lavora, una donna che fa tanto e probabilmente dovrebbe essere presente oltre che nel lavoro, anzi anche nelle istituzioni, che di solito, come si diceva, ho sentito oggi che c'è una sindaco ogni 10 donne. Io sono il più anziano dei quattro candidati candidati per guidare la lista di questo centro e sinistra. Sono quello più anziano, sono quello che ha una certa esperienza. Ho fatto due mandati amministrativi in provincia, il secondo come vicepresidente del Consiglio provinciale, quindi l'esperienza c'è stata. Poi nelle ultime due tornate elettorali sono stato eletto sempre in Consiglio, qui a Guagnano, come opposizione, 18 mesi in maggioranza, e probabilmente qualche segnale abbiamo dato. Dicevo sono quello più anziano, però Cicerone diceva che l'inesperienza
dei giovani deve essere sorretta dall'esperienza degli anziani, e quindi già questo dovrebbe essere una cosa. Certo, sono figlio e fratello di contadini e quindi conosco la fatica della terra. Poi ho studiato, mi sono laureato e ho messo a servizio anche questo tipo di esperienza in amministrazione. È importante per quello che si è. Poi siamo per chi è in Guagnano e conosce le famiglie, ci conosce personalmente, il Totò Guerrieri, così come mi chiamano, è quello che sta sempre in mezzo alla gente, che ha il contatto, che conosce i problemi. E quando sei in queste condizioni e conosci i problemi della gente, allora vuoi fartene carico, vuoi fare in modo che quei problemi possano essere, se non del tutto annullati, almeno cercare di in parte di risolverli. Questo è quanto, almeno per quello che mi riguarda. Se poi dobbiamo parlare delle nostre intenzioni, quello lo facciamo. Adesso passiamo la parola a François. Sì, grazie, buonasera a tutti i radioascoltatori. Chiaramente anch'io mi unisco agli auguri per tutte le donne, dimostrando fin d'ora la preoccupazione, perché è davvero difficile e faticoso coinvolgere donne nelle istituzioni. Questo non certamente per colpa vostra, ma perché evidentemente il sistema è talmente penalizzante che vi oblitera di impegni che certamente sono minori ai nostri, e quindi bisognerebbe pensare a qualcosa a livello certamente più macro del nostro, ma anche noi potremmo dare un contributo per far sì che le donne venissero sgravate da tutto il lavoro che hanno per poter rappresentare degnamente rappresentarsi nelle istituzioni, perché io vengo da un'amministrazione in cui non c'era nessuna donna e questo ha pesato molto, certamente insieme ad altri aspetti, però la presenza vostra nelle istituzioni è assolutamente necessaria, bisogna pensare a politiche che agevolino in questo senso. Io vorrei spendere qualche parola sulla presentazione della coalizione, sì, che innanzitutto è una coalizione civica e progettuale, che certamente mette insieme persone che, avendo una storia chiara, chi più stratificata come Salvatore, come altri amici, chi più giovane politicamente come la mia, ma chiarisce in modo netto quali sono le culture che vengono a confluire in questa lista, che sono la cultura moderata, cattolica, di centro, alla quale io insieme ad altri amici facciamo riferimento, e quella più classicamente di centrosinistra. Infatti in questa lista è presente tutto il centrosinistra cittadino, che finalmente, lo dico per interesse, è unito insieme a noi in questa tornata elettorale. Ciò che ci unisce è certamente la compatibilità, anche alla luce di ciò che succede a livello nazionale, e non solo delle nostre culture, ma è soprattutto il progetto. Ossia, io vengo da un'esperienza per certi versi bella, perché è fortemente progettuale, ma molto difficile. Eppure, teoricamente, era un'amministrazione monocolore, o perlomeno. Con questo voglio dire che nel nostro paese, almeno noi, abbiamo preso atto che per garantire stabilità, anche alla luce delle molte vicende avvenute non solo nella precedente amministrazione, ma anche in quell'altra, che hanno causato poi scelte dolorose, oggi c'è bisogno di 10 uomini che si mettano insieme a un candidato sindaco e che vengano uniti soprattutto da una visione di paese che sia assolutamente collimante. Chiaramente unendo culture compatibili nel rispetto di quelle culture che confluiscono. Però l'altra primavera parte proprio da questo presupposto, cioè abbiamo invertito, poi magari spiegherò meglio come è andato anche l'incontro tra queste persone, perché è un incontro che non nasce con la caduta dell'amministrazione, nasce anche da una comunicazione, da una contaminazione avuta prima intorno ad un'idea
che era quella in cui ero coinvolto insieme ad altri amici del progetto Guagnano Centro. Ok. Prego, una domanda a lei, ricollegandoci al discorso che faceva François Imperiale. Quindi l'altra primavera, sostanzialmente, se volessimo dare una chiave di lettura a questo slogan, che poi in qualche modo vi rappresenta, forse si vuole in un certo senso contrapporre a ciò che è stato prima, nello stesso tempo rappresentare anche un nuovo risveglio per Guagnano, cioè un'altra stagione probabilmente più fruttuosa rispetto a stagioni precedenti che ci sono state con altre amministrazioni. L'ha detto lei, cioè un'altra primavera è un altro modo di fare politica e soprattutto cercare di portare stabilità all'interno dell'amministrazione. Cioè i guagnanesi sono stanchi di due commissariamenti e quindi c'è bisogno di questo, e comunque c'è bisogno anche di fare politica diversamente di quello che fa la destra. Cioè una destra ha lavorato soprattutto non per i guagnanesi o soltanto parzialmente. È stata una destra molto settaria, cioè nel senso che quando tu vai a discutere e ti dicono ma ui siti, ma ui faciti, ma ui cussini, ma ui colà, e mai parlare di progettazione, di cose. Certamente quello che dice François Imperiale sta nell'ambito di una parentesi che è fruttuosa, che è andato bene, ed ecco perché adesso noi stiamo qui e quindi ci confrontiamo e andiamo avanti su questo tipo di progetto. Però io mi sono confrontato con una destra settaria, con una destra con la quale non è possibile dialogare, una destra che ha pensato a distruggere un territorio che era bellissimo. Pensiamo a tutti questi parchi fotovoltaici nati in Guagnano. Cioè questa cosa ti lascia un amaro in bocca. Siamo nella terra del Negroamaro, siamo nella terra dei Doc Salice, delle grandi piante di ulivo, quelle secolari, e vedere queste ferraglie messe all'interno del nostro territorio, è chiaro che è un colpo che noi abbiamo subito. E non soltanto su quello, se dovessimo parlare un po' di amministrazione, io mi ricordo i primi giorni presentai un ordine del giorno, per esempio, che riguardava il nucleare. C'è un ordine del giorno che andava contro il nucleare, allora si parlava di un non eventuale centrale, ma sicuramente di un sito all'interno lì dalle parti di Avetrana per quanto riguarda le scorie nucleari. Beh, quella destra che noi abbiamo avuto non si è permessa nemmeno di leggere questo ordine del giorno, ma di discuterlo, perché andava fatto. Poi è nata la raccolta delle firme e siamo andati al referendum. Ma questa era la destra. La destra in cui dice tanto ui siti. In verità la gente ha bisogno di persone che possano, come ho detto prima, confrontarsi e alleviare le proprie sofferenze. Cioè nel senso, un amministratore prima deve ascoltare, deve sapersi confrontare. Io dicevo, è una specie di prete all'amministratore e deve accettare le persone che vengono. Quando una persona viene sa che ha un problema quella persona, e chi l'ascolta sa che quello è arrivato, c'ha questo problema. Allora la prima cosa, bisogna ascoltarlo. Una volta ascoltato sai già che non gliel'hai risolto il problema, ma sicuramente glielo hai alleviato. Ma non è questo, queste sono piccole cose per dire che abbiamo avuto una destra che ha lavorato in questo modo, una destra che non ha pensato a risolvere problemi. Le piccole cose che si fanno, è stata soltanto normale amministrazione, fare le strade, fare le cose, così. Poi se pensiamo che si esce dall'Unione dei Comuni, poi si rientra in funzione di un progetto o di soldi che arrivano, ecco, questa è stata. Però ecco, ho detto, quella è una fase che ormai è passata, sappiamo che è così, noi ci mettiamo insieme per ottenere dei risultati che siano risultati reali. Noi vogliamo trasformare questo paese, ma trasformarlo anche all'interno della mente delle persone. Noi abbiamo avuto questi anni, in questi ultimi 17-18 anni, una rivoluzione all'indietro. Si parla
di 30 milioni di encefalogrammi piatti, cioè le persone sono stati abituati a non ragionare. Questa cosa non è possibile più. Bisogna portare i giovani, soprattutto le nuove generazioni, a discutere, a confrontarsi, perché è loro il futuro, non nostro. Diciamo che auspicate una rivoluzione politica culturale. Anche, probabilmente soprattutto questa. Poi è chiaro, l'idea di un paese nuovo, l'idea di quello che si vuole, partendo di qualcosa che c'è, qualcosa che più o meno si è fatto, però poi rilanciarlo e ampliarlo, sia a livello economico e a livello sociale. Per quanto riguarda il welfare in Guagnano, è stato completamente annientato. È stato annientato. Non c'è assolutamente niente, né per gli anziani, né per i giovani, né per i bambini. Non c'è assolutamente niente. E bisogna ricostruire questo welfare. Cioè i servizi alle persone, i servizi agli anziani, i servizi per i giovani, non ce ne sono. I giovani dove va? No, è un po' sbandato il giovane. Eppure ci sono progetti che provengono dalla regione, la cosiddetta Puglia Impiego, che continuamente manda messaggi, però il giovane l'hanno abituato a non incontrare, cioè l'offerta, la domanda e l'offerta non si incontra più. Allora l'amministrazione deve lavorare in questo senso, deve cercare di dire: guardate, ci siamo noi che vi aiutiamo, vi portiamo in questa direzione, poi naturalmente voi sarete in grado di portarlo avanti da solo, ma inizialmente c'è bisogno di questo, c'è bisogno. Diego, scusami un attimo, ci sono telefonate o... No, tutto fila liscio, per adesso solo messaggi di complimenti per la trasmissione in sé, diciamo, niente di particolare, poi okay. Si può proseguire tranquillamente. C'è tempo per qualche altra domanda, per qualche altro intervento? Sì. Per ingegnere qualche altro minuto, però poi passiamo la parola... Ha qualcos'altro da aggiungere? Possiamo passare direttamente la parola? No, possiamo, come no? Ci mancherebbe. Allora, altro. Un'altra domanda per François Imperiale. Vabbè, innanzitutto, se lei dovesse, come dire, usare un termine, un aggettivo, qualificare in qualche modo, ecco, questa lista, l'altra primavera che sta nascendo, che cosa le viene in mente, diciamo? Che cosa, cos'è secondo lei il tratto caratteristico saliente di questa nuova lista civica che la potrebbe anche rendere presumibilmente vittoriosa, ecco, rispetto ad altre in questa campagna elettorale? A proposito di vittoriosa, noi non abbiamo mai fatto un discorso di numeri. Non ci siamo messi insieme per avere quel quorum ipotetico per vincere le elezioni. Noi vogliamo, e definisco questa lista, a mio avviso, una nuova fase costituente, ossia una fase in cui moderati di un certo tipo e riformisti di questo paese hanno il coraggio, perché ci vuole coraggio a fare cose del genere. Perché è chiaro che la campagna elettorale sarà durissima e io sono pronto alle battaglie dure, perché quando ci sono le motivazioni e le convinzioni forti non esiste durezza che non può essere affrontata. Ma qui non ci sono Volta Gabbana che a un certo punto decidono per questioni di convenienza numerica, perché i numeri si possono trovare in molti versi e in molte parti, in molti modi. Perché ci sono altre forze a Guagnano che hanno numeri. Noi quello che vogliamo fare è dire chiaramente, e Sviluppo e Solidarietà, che è il gruppo uscente della maggioranza, ha detto alle altre forze: abbiamo fatto un lavoro sul progetto Guagnano Centro. Io mi sono dimesso dopo che, insieme al lavoro di molte persone, anche in questa stanza, abbiamo portato 20.000 persone a Guagnano. Perciò non è stata una cosa semplice, era qualcosa di virtuoso quello che stava avvenendo. È chiaro però che se un paese vuole ambire ad essere enogastronomia di eccellenza, non può poi all'interno della sua amministrazione attuare politiche che sono l'esatto contrario. Prima Salvatore parlava dei pannelli fotovoltaici, quella è stata la prima cesura fortissima all'interno dell'amministrazione, e questo l'ho preciso. L'amministrazione non è caduta per motivi personali, di personale non c'è stato niente, io non ho niente di personale nei confronti di chi stava con me.
è caduta per un motivo progettuale, ossia le idee erano troppo diverse e contrastanti, rischiavamo di farci male a vicenda, anche perché alla luce delle risorse che ci sono oggi, che sono esigue, ancora di più sono assolutamente, come dire, stringenti le scelte che si devono fare. Bisogna avere idee chiare da subito. E noi, quando abbiamo cominciato a parlare tra queste forze, la prima cosa che ci siamo detti: stabiliamo le cose da fare, perché è chiaro che poi tutte le amministrazioni avranno, e ce l'avrà anche questi, eventualmente dovessimo vincere le elezioni, momenti di difficoltà, ma è bene prima avere chiaro che visione di paese noi abbiamo in testa, perché logicamente se le risorse sono poche e si vuole investire in agricoltura o sulla cantina sociale, è normale che su altri settori bisognerà toglierle delle risorse, perché purtroppo la mucca è stata molto. Allora su questo bisogna invertire questo senso. Comunicazione tra le culture, nuova fase costituente, pacificazione sociale facendo il lavoro, perché non è che a Guagnano, dopo due amministrazioni che cadono, con i rapporti personali inquinati ci sarà una pace sociale immediata, non è così, c'è un lavoro da fare. E io di questo me ne rendo conto, ma noi siamo qui per questo. È chiaro che il programma deve essere da subito condiviso. Allora l'altra primavera sarà un'altra primavera, sarà una rondine che farà primavera, se partirà con questi presupposti, e sta partendo con questi presupposti. Non abbiamo mai parlato di poltrone, non abbiamo mai parlato di incarichi, di assessorati, mai. Linee guida condivise, sostanzialmente. Linee guida, perché quelle ti dividono. Se su quelle non c'è convergenza, l'amministrazione finisce. Allora su questo noi da subito siamo chiari, essendo consci che ci sarà anche poi un lavoro da fare nel tessere quel filo culturale che poi faccia diventare organica questa compagine a lungo andare. Ok, credo che abbiamo finito il tempo. O possiamo riservare un minuto? Sì, in realtà sì, c'è ancora qualche allora, minutino. Allora riserviamo un minuto sia all'uno che all'altro, insomma, dei nostri ospiti, giusto, sì, per aggiungere qualcosa a quello che è stato già detto ed eventualmente, insomma, per presentarsi, ecco, in maniera degna a queste primarie, ecco, per sponsorizzare quasi se stessi, se così si può dire, anche se poi, insomma, non si tratta neanche di questo. Non si tratta di questo perché, dico, la gente, i nostri cittadini ormai ci conoscono e sanno il lavoro che facciamo e come lavoriamo e come li incontriamo e come sappiamo accettare il loro modo di fare e il loro modo di esprimere i nostri riguardi. C'è qualcosa in più che bisogna dire, perché François ha ragione, però io poi mi spingo sempre in queste cose. Bisogna entrare, perché nel progetto centro ci sono delle aggiunte che bisognerà fare. È necessario che le abitazioni che stanno all'interno del nostro Guagnano Centro, quelle in vendita, che sono in vendita, ce ne sono tantissime, anche se sono piccole, però sono nel centro. È possibile fare in modo, con delibera, con piccole cose, con pochi costi per l'amministrazione, di poterle ristrutturare per le coppie giovani che hanno bisogno, e non soltanto per loro, ma proprio per chi ha bisogno dell'azione abitativa. C'è bisogno, come parlavo prima, dei servizi sociali, il portatore di handicap, è necessario che comunque ci sia l'autodeterminazione sua. Noi dobbiamo appoggiare questa cosa, la cosiddetta residenzialità provvisoria, nel senso che queste persone che adesso sono in famiglia, poi dopo i genitori diventano vecchi, che cosa fanno? Beh, l'amministrazione con i suoi servizi sociali deve cercare di tutelare queste cose. In queste cose andiamo, e poi chiaramente il nostro ambiente. Dobbiamo curare il nostro ambiente come noi curiamo le nostre case, non soltanto le strade, non soltanto quello che ci sta vicino, i nostri giardini, ma anche i nostri terreni. Cioè è necessario che tutto il territorio di Siguagnano sia un giardino, sia un giardino. Allora non è possibile che si lasciano abbandonati questi terreni, è necessario che, con l'aiuto, cercando di vedere, evitiamo di abbandonare i terreni. Allora, attraverso gli affittuari, attraverso altre cose, è possibile vedere e di sollevare le persone che chiaramente non ce la fanno per abbandonare e abbandonano i terreni. Io a questo penso, e quindi in questo ambiente poi ci mettiamo le energie rinnovabili. Non è che dico io parlo male del fotovoltaico. Il fotovoltaico non ne parlo male per come è stato gestito in Guagnano.
inizialmente c'erano ben 56 progetti di un mega presentati. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'erano circa 300 ettari di terreno a disposizione. Questa cosa non può andare così. Il fotovoltaico va bene sulle strutture pubbliche, va bene sui privati, sulle case private, nella zona industriale, lì va bene, ma non così come è stato messo nelle nostre cose. Allora, questo è quello che vogliamo fare. E comunque, detto noi, per quello che ci riguarda, ho detto io, essendo una persona più anziana, mi metto a disposizione. Poi i cittadini dovranno decidere, decideranno, sceglieranno. Anzi, faccio gli auguri a tutti gli altri tre, e quarto compreso me, perché questa diciamo, competizione si svolga nel miglior modo possibile, senza le spese pazze, perché poi anche in un periodo di crisi non è necessario spendere tanto. Parlare con la gente e poi vediamo come va a finire. E quindi faccio gli auguri a te. A tutti. E poi ringrazio te per la bella serata. Grazie. Qualche minuto anche... Sì, io sono il candidato alle rimare più giovane. Ok. Mi fanno un attimo segni della regia. Sì, sì, chiedo scusa se ho interrotto. Sì. Solo che è arrivato un messaggio che non è molto chiaro. Non si sa nemmeno tanto bene a chi si è riferito, perché... è rivolto all'ex assessore, però parla di una delibera commissariale del 21 e del 28 febbraio 2012, solo che non riesco a capire ben bene quello che c'è scritto all'interno del messaggio. Parla di una consulenza per la quale siamo stati pagati 15.000 euro anziché 8.000 euro pattuiti, però non è molto chiaro. Se qualcuno di voi sa a cosa ci stiamo riferendo, altrimenti invito questo ascoltatore a riformularla in maniera corretta questa domanda. Non abbiamo assolutamente idea. Ok, perfetto. Allora lo invito a riformulare la domanda, va bene, ok. Io dicevo, sono il candidato più giovane, anche se a 41 anni si è considerati giovani in politica, c'è qualcosa anche qui che non va, che non funziona bene, ma questo, diciamo, anche qui c'è un lavoro da fare. È chiaro che metto a disposizione le mie energie, la mia, tra virgolette, freschezza. È un'idea di paese che ho già avuto modo di dimostrare con i fatti, perché al di là dei grandi discorsi, perché qualcuno dice che sono un buon oratore, noi abbiamo anche preso le botte sulle spalle e lavorato in maniera pratica per questo paese senza risparmiarsi ogni giorno. Parlavamo prima di welfare locale, qui c'è un problema, ossia il welfare locale non può essere un soccorso paternalistico di ultima istanza, e soprattutto non lo si può fare incentrato sulle persone che hanno la capacità di chiedere. Bisogna capire chi ha bisogno, e soprattutto quelle persone che non hanno la forza perché sono timide, perché hanno dei problemi, a chiedere. Allora intercettare i bisogni della gente significa arrivare, diciamo, anche in quelle situazioni che apparentemente non sono poi, esatto, così creare visibili, una rete, diciamo. Creare una rete tra scuola, tra associazioni, tra amministrazione pubblica e tra parrocchie, per capire chiedo, quali sono i problemi veri e per cercare di intervenire su quelle situazioni che in realtà rimangono sotto traccia, ma che avrebbero bisogno di priorità rispetto ad altre. E qui c'è un lavoro da fare, perché se no poi continuiamo ad aumentare, diciamo, ad alimentare politiche che purtroppo confinano con un po' di clientelismo, pensiamo troppo al consenso immediato senza invece guardare un po' più alla prospettiva, diciamo, futura. Io ringrazio, no, c'è ancora un'altra domanda forse, no, non c'è nessuna domanda. Allora ringrazio i nostri ospiti, vi faccio i migliori auguri ovviamente sia per le primarie che affronterete domenica e poi anche per la campagna elettorale che sosterrete fino, insomma, al 6 e il 7 di maggio. Al di là di come vada, un in bocca al lupo veramente grande, insomma, da parte nostra e di tutto Guagnano in forma. Crepi. Crepi, sì. Grazie Manuela e grazie a TV Radio L. Ci lasciamo per qualche secondo di pubblicità. FB Infissi, la bellezza dell'arte artigianale nella lavorazione professionale dell'alluminio e del ferro. Perfezione, stile, funzionalità ed estetica nella realizzazione di porte in PVC e antiscasso. Il bello da vedere nel tempo e la praticità da vivere quotidianamente ci vengono offerti ieri come oggi dall'esperienza pluridecennale di FB Infissi.
Lavorazione alluminio e ferro, porte in PVC e la vostra sicurezza nell'accurata realizzazione di infissi antiscasso. Daremo ascolto alle vostre richieste consultandoci al 329-9628-406. FB Infissi, a Guagnano, zona industriale. New Model, acconciature maschili, la cura dei tuoi capelli nello stile di mani esperte. New Model, acconciature maschili di Dario Suffianò e a Guagnano in via De Giosa. New Model, acconciature maschili, dispone di un solarium total body perché l'eleganza è anche nella bellezza di un corpo perfettamente curato e abbronzato. New Model, acconciature maschili, risponde alle tue prenotazioni al numero 393-8179-629. Bea, prodotti per estetista, parrucchiere, profumeria, cosmesi, ti attende per rendere di te il centro dell'attenzione del tuo partner. Bea, prodotti per sembrare ciò che sei. Bea, prodotti per telefono 333 29 05 196 per consigliarti. Bea e a Guagnano, ti aspettiamo in via Vittorio Veneto 85. Supermercato Antonio Nobile, in via Duca d'Aosta, a Guagnano. L'oasi della convenienza nell'alimentazione, prodotti di qualità controllate e genuini come quelli di una volta. Offerta e serietà è il nostro motto, visitateci. Supermercato Antonio Nobile, offerta, serietà e convenienza. Sorridi al nuovo ospite, non farlo andare via, dividi il compagno. Siamo di nuovo in diretta e come avevo annunciato all'inizio della trasmissione ho qui con noi gli altri due ospiti della serata. Con me l'avvocato Renzo Perrone, rappresentante della Puglia per Vendola, e il dottor Gian Vito Rizzo del Cantiere Democratico. Entrambi fanno parte della lista civica L'altra primavera, entrambi interessati alle primarie, come dicevamo prima, di domenica prossima. Abbiamo cominciato la conversazione con i vostri colleghi, diciamo, di lista, cercando insomma di rompere un po' il ghiaccio, di far sì che si presentino in qualche modo per dare la possibilità anche ai cittadini di Guagnano insomma di conoscervi un po' meglio e di affrontare anche insomma sia la consultazione elettorale delle primarie e poi quella del 6 del 7 di maggio con una certa serenità. Per cui, come ho fatto per par condicio, come ho fatto con gli altri vostri colleghi, farò anche con voi allo stesso modo. Vi faccio una domanda, diciamo, la rivolgo ad entrambi, una domanda così per rompere giusto il ghiaccio e per cercare insomma di rasserenarci un attimo. Voi affronterete una, dicevo prima, una consultazione elettorale il 6 e il 7 maggio, ma ancora prima quella delle primarie. Ora è chiaro che la tensione con cui affronterete la seconda, quella di maggio, non è la stessa di quella che vi chiamerà appunto domenica prossima, però è chiaro anche che quella di domenica poi è comunque una competizione in qualche modo. Ora la nostra curiosità è questa: con che spirito voi vi state avvicinando a questa consultazione di domenica, con che spirito volete affrontare, cioè la state affrontando, e come anche vi state preparando poi a quello che sarà il dopo, il dopo domenica, ecco, se così si può dire. La rivolgo ad entrambi giusto insomma per cominciare un attimino così a conoscersi. Prego. Salve, un saluto a tutti quanti. Grazie. No, lo spirito è uno spirito tranquillo, anche perché il mio carattere sono moderato, sono tranquillo, e quindi anche in questa occasione la sto vivendo in questo modo, anche perché supportato poi anche del discorso degli amici della coalizione, quindi di conseguenza è uno spirito abbastanza tranquillo, sereno. L'affronto normalmente come qualsiasi esperienza, insomma, in questo modo, un'esperienza che è certamente impegnativa, molto impegnativa,
una prima mia esperienza anche in questo, come candidato, eventualmente come candidato sindaco, però di conseguenza in modo abbastanza tranquillo, che ripeto, in modo particolare supportato sia dagli amici che in questo momento mi stanno appoggiando, ma anche in particolar modo anche degli amici della coalizione, quindi è molto tranquillo. Dottor Gian Vitorizzo? Sì, mi associo a quello che ha aggiunto il nostro amico Renzo Perrone. Intanto io ne approfitto per fare gli auguri. Grazie. A lei personalmente, a tutte le donne di Guagnano che ci ascoltano. Lo spirito è uno spirito costruttivo, d'impegno, e nella convinzione che abbiamo realizzato qualcosa di importante con questa coalizione. E siamo tutti convinti e al servizio non solo dei nostri elettori in prima battuta per le primarie, ma di tutta la cittadinanza, nella convinzione che questa coalizione, che comunque è un qualcosa di estremamente importante, anche se io definirei di sperimentale, ma la politica ci impegna in questi ultimi anni a sperimentare e a dare delle risposte innovative, e quindi questa coalizione che ha messo insieme delle forze di centrosinistra e dei moderati lo ha fatto nella convinzione, nello spirito che questo paese ha bisogno di ripartire, di dimostrare tutti insieme quello che siamo in grado di offrire, soprattutto in ambiti che a me sono congeniali, come lo sviluppo economico e il lavoro, che sicuramente serviranno per dare quel di più che per il momento è mancato, soprattutto ad una nostra economia basata su produzioni che vengono dalla nostra terra e che devono essere senz'altro sempre di più portate all'attenzione non solo del Salento ma di tutta l'Italia. Quindi possiamo sostanzialmente dire che questa lista, diciamo questa lista civica, l'altra primavera, ha comunque raggiunto, al di là di quello che ripeto saranno le consultazioni di domenica o quelle di maggio, ha comunque raggiunto un obiettivo significativo, cioè quello di aver riunito sostanzialmente il centro-sinistra di Guagnano, i moderati, alcuni dicono anche i cattolici, costruendo un dialogo che evidentemente fino ad oggi, diciamo, non era stato possibile? Sì, un grande risultato, e questo soprattutto la dice lunga sullo spirito e sulla volontà di tutti noi di fare qualcosa di importante. In effetti qualcuno stava nelle settimane scorse gufando e sperando che queste forze, con sensibilità diverse, con esperienze diverse e con progetti diversi, non arrivassero ad una conclusione. Questo primo risultato è stato ottenuto. Domenica avremo il candidato sindaco di tutta la coalizione e lavoreremo per avere una squadra fortissima che a maggio porterà questa altra primavera a iniziare a dare i primi frutti, i primi fiori. Quindi un percorso, diciamo, che si auspica. Sì, senz'altro, noi siamo fiduciosi in questi, anche lo spirito con cui tutti insieme, Renzo, Salvatore e François, stiamo affrontando, uno spirito di grande collaborazione che sicuramente porterà a individuare il miglior candidato per i nostri elettori, chiaramente, da presentare a Guagnano. E nello spirito di una campagna elettorale che io sicuramente sono fiducioso non sarà una campagna elettorale dura, secondo me sarà una campagna elettorale molto corretta, fra persone che si stimano e che comunque hanno condiviso percorsi per certi aspetti comuni, ma che in questo momento sono anche, diciamo, divisi. Ingegnere Perrone, una domanda. Forse c'è una domanda alla regia. Sì, chiedo scusa se interrompo ancora una volta. Prego. Abbiamo appena ricevuto una telefonata. La domanda era molto semplice, era rivolta a Gian Vitorizzo, però io la rivolgo anche a Renzo Perrone. Era una domanda molto semplice. Il nostro ascoltatore voleva sapere semplicemente perché un cittadino dovrebbe scegliere di votare Gian Vitorizzo, e io la giro anche a... Infatti stavo per fare questa domanda, stavo anche aggiungere un'altra. Perfetto. Perché noi abbiamo la cosa che ci ha accomunato tutti quanti, è un'idea progettuale della lista civica, è un modo di fare politica in modo differente rispetto al passato.
Cioè, noi vogliamo coinvolgere la cittadinanza in tutte le sfaccettature dell'amministrazione, cioè coinvolgere a 360 gradi, cioè coinvolgere nei programmi amministrativi, nelle scelte importanti che si faranno per l'amministrazione. E quindi il punto di partenza di questa coalizione è stato il progetto, al di là di tutti quanti i candidati, perché noi saremo, io Gianvito o Salvatore o François, saremo strumenti di un progetto politico. Non siamo candidati, cioè noi siamo, dovremmo essere gli strumenti di quel progetto. E questa è la, diciamo, l'innovazione che stiamo dando e la terminologia che abbiamo dato anche alla lista L'altra primavera. Un modo di fare politica differente. Poi stabiliremo noi, eventualmente con incontri, con forum, su tutto, tutte sulle tematiche importanti, coinvolgeremo dall'A alla Z la cittadinanza. Ecco perché bisogna votare per quanto riguarda la lista L'altra primavera. Per quanto mi riguarda, perché votare me? Beh, perché credo, perché dall'esperienza che io ho avuto politica, e chi mi conosce sa perfettamente di cosa parlo, e io tranquillamente potrei convogliare le varie anime della coalizione, nel senso di essere di collante e di garante delle varie anime della coalizione, per quanto mi riguarda, perché la mia esperienza è nata nel 2005 con il partito, come consigliere comunale, e si è prodotta fino adesso sempre dialogando sia col Partito Democratico che anche con tutti quanti gli amici della coalizione, con François, con tutti quanti. Quindi tranquillamente potrei essere di garante per sarebbe il collante, diciamo, collante naturale, qua, naturale queste... per quanto riguarda la coalizione, per dare voce e garanzia a tutti quanti le voci della coalizione. Rimanendo all'interno invece del discorso, diciamo, strettamente, come dire, relativo a quello che è il programma dell'altra primavera, un po' in linea anche con quello che diceva, insomma, il suo collega Gianvito Rizzo, quali sono stati i punti, diciamo, di congruenza che poi hanno portato, hanno suggellato questo patto tra le cinque liste, chiamiamole così, che hanno avuto poi che sono convogliate nell'altra primavera? A livello progettuale amministrativo c'è un comitato che sta facendo e stiamo lavorando per il programma, punto di vista prettamente tecnico. Cosa ci ha fatto? Cosa ci ha unito? Ci ha unito l'idea di cambiamento del paese e di coinvolgere tutta quanta la cittadinanza. Questo è il punto di partenza, è un modo di fare politica differente, e questo è il punto di partenza che ci ha uniti e ci ha tenuti in questi mesi che abbiamo dialogato con tutte quante le forze, insomma. E questa è il punto, diciamo, da cui siete partiti, e che risolverà, ecco, che ha permesso di risolvere eventuali, insomma, come dire, eventuali screzi, eventuali situazioni. Ma che sarebbero, è logico che all'interno delle coalizioni ci sono delle visioni diverse, possono essere, diciamo, anche diversificate, però il collante di tutto quanto era questo, cioè un'idea di cambiamento, di non essere più litigiosi, di essere propositivi nell'amministrazione pubblica, di essere vicini alla cittadinanza, di farsi carico dei problemi della cittadinanza, di dare sfogo ai giovani per quanto riguarda attività produttive, tutto questo ci ha unito, insomma, questo è il punto. Quindi un nuovo risveglio, come dicevamo prima con gli ospiti, sì, precedenti, cioè un nuovo modo proprio di vedere, di fare la politica. È un modo che abbiamo condiviso e che abbiamo sottoscritto già dal primo giorno che ci siamo visti. Ok, regia. Sì, voglio solo ricordare che la domanda che ho fatto precedentemente, che ho ricevuto al telefono, era rivolta sia al dottor Rizzo. E poi voglio forse cogliere l'occasione, nel frattempo che risponde Gianvito, di leggere un'altra domanda per Renzo, sì, Perrone, e che dice: come pensa di giustificare ai suoi elettori il suo passaggio da uomo di destra attraverso la sua candidatura nelle file del PD di 4 anni fa e ora in una coalizione di sinistra come esponente di una corrente marcatamente vendoliana? Rispondo intanto prima io. Sì, nel frattempo prepari la risposta. Sì, sì, come dicevo precedentemente. Sì, sì, sì. Allora, domanda semplice ma allo stesso tempo complessa perché non è semplice rispondere dando una risposta in poco tempo all'ascoltatore. Allora, il mio perché votare me?
E allora, io ho un progetto importante che però porto avanti quotidianamente, non è una prerogativa mia che metto in campo per le elezioni, ed è quello dello sviluppo economico e del lavoro nel nostro comune. Sono due assi molto importanti che vanno a braccetto e che secondo me poi determinano a cascata una serie di interventi che comunque ogni comune deve portare avanti. Però io mi rendo conto che la mancanza del lavoro nelle famiglie, soprattutto nelle generazioni più giovani e tra le donne, è un problema molto serio e importante. A scanso di equivoci io dico che il comune, un'amministrazione comunale, non può chiaramente dare e promettere posti di lavoro per una serie di motivi, intanto perché il comune non è un'azienda, intanto perché il comune, un comune, un'amministrazione pubblica non ha la possibilità di creare di per sé direttamente delle aziende, però possiamo mettere in campo una serie di iniziative pur semplici che possono generare un sistema virtuoso che fa sì che aziende private potessero venire a creare occupazione nel nostro comune. E quindi io ho una serie di proposte che penserò di portare avanti nel caso in cui io in prima battuta sia il candidato sindaco eletto e poi il candidato sindaco eletto alle primarie, sì, sì, e il candidato sindaco eletto a maggio, una serie di proposte che attengono soprattutto, io non sto adesso ad illustrare per motivi di tempo, che attengono soprattutto a favorire fiscalmente, quindi con l'applicazione di aliquote al minimo per quello che sono i tributi comunali, che attengono ad una fiscalità di vantaggio rispetto alle imprese, che sia locali che esterne, che volessero impiantarsi qui nel nostro comune, favorendo chiaramente le stesse e impegnandole a stipulare un contratto che io chiamo etico con l'amministrazione e che le impegna a stabilire un'aliquota che può andare dal 10 al 30% di assunzioni di manodopera locale o di tecnici locali. Quindi non è un obbligo che noi possiamo imporre nei confronti, perché non ce lo consente la legge, che nei confronti delle aziende, però con questo contratto etico chiaramente loro si impegnano ad assumere manodopera nel nostro comune. E non solo, altre iniziative con chi opera a vantaggio come consulenza aziendale e fiscale nel nostro comune, per far sì che gli stessi, dando consulenza gratuita per un anno alle imprese, alle nuove imprese, potessero poi in un certo senso usufruire anche loro stessi di tributi vantaggiosi, diciamo con una soglia minima, da parte del comune. Quindi una serie di iniziative che servono a sbloccare la situazione lavorativa nel nostro comune, pur non interessando direttamente lo stesso. E poi un ultimo punto tra le tante cose che non possiamo affrontare oggi, riguarda la partecipazione, cioè far sì che i consigli comunali, per esempio, si tengano di mattina e aperti a rotazione agli alunni delle scuole elementari e delle scuole medie, in modo tale da far capire, da aprire l'amministrazione anche a queste giovanissime generazioni, videoregistrare i consigli comunali, sì, da permettere che anche chi è a casa e non può partecipare per diversi motivi ai consigli comunali possa capire come si evolve il processo decisionale nelle stanze del comune e rendersi conto di come i vari gruppi politici, i vari rappresentanti della politica locale agiscono in tal senso. E non ultimo anche quella di rendere pubbliche le giunte comunali, tranne quelle che per motivi di privacy non possono, diciamo, essere aperte al pubblico. Poi intervengono in questo anche
possono intervenire la simpatia, il modo di aver condotto la propria vita con i propri progetti, con le proprie aspirazioni nel corso della vita, quindi le dinamiche sono diverse. Al nostro ascoltatore io dico di scegliere liberamente fra noi quattro candidati quello che secondo lui è la persona più adatta o che risponde di più alle sue aspettative, ma ritengo che fra noi quattro ci sia veramente l'imbarazzo della scelta al positivo, poi come normalmente prosaicamente si dice vinca il migliore, e sicuramente uno di noi quattro sarà il miglior sindaco in questo momento che la coalizione può aspettarsi. Ok, passiamo subito la parola di nuovo all'avvocato Perrone perché insomma risponda alla domanda. Rispondo alla domanda. Allora, io nel 2004 facevo parte tranquillamente di Alleanza Nazionale. Nel 2005 ci sono state il cosiddetto denominato ribaltone. Il cosiddetto ribaltone. Nel 2005, quindi, io contestualmente al ribaltone ho dato le dimissioni di Alleanza Nazionale. Dal 2005 fino al 2012 ho fatto, nelle ultime votazioni, nel 2008, io sono stato schierato sotto il simbolo di Partito Democratico. Quindi tranquillamente avevo preso delle scelte già nel 2005, il momento in cui, e in effetti nel 2008, i consensi che avevo nel 2004 sono stati confermati. Certamente in proporzione al numero di liste che erano state presentate nel 2008, i consensi sono stati confermati. Oggi faccio parte del movimento La Puglia per Vendola, in cui si racchiude, a cui fa capo l'assessore Dario Stefano, in cui credo che sia un moderato, non credo che sia è una persona moderata, come tutti quanti quelli del movimento di conseguenza. Il problema, quindi, è il mio già escursus politico lo dimostra nell'arco di questi 10 anni, insomma, che dal 2005 fino ad oggi sono all'interno di questa coalizione, orgogliosamente ne faccio parte e a quegli elettori tranquillamente mi rivolgo, così anche a quelli moderati ed altri. Mi prendo ancora una volta la parola per leggere un paio di messaggi. Tutti e due rivolti ai quattro candidati. Dunque dice: credo che questi siano programmi da esporre nella campagna elettorale vera e propria e non per le primarie. Questo è il primo. Invece il secondo dice: una riflessione, tutti i quattro candidati sono sicuramente delle persone serie e di esperienza, ma penso sia raro che un uomo come il dottor Imperiale passi dalle nostre parti, non lasciamocelo sfuggire. A te. Volete rispondere, cioè più che altro alla prima? Alla prima, però ho colto l'occasione per leggere anche la seconda. Sì, assolutamente sì. Se ti dispiace ripetermi. Ripetere la prima, sì. Niente, il nostro ascoltatore pensa che questi programmi, cioè quanto state esponendo, sia magari più preciso esporlo in campagna elettorale che non per quanto riguarda la campagna per le primarie. Solo questo. Sì, è soltanto una considerazione. Sì, una considerazione, tranquillamente. Cioè, noi non stiamo esponendo né programmi e via coalizione, stiamo dicendo soltanto, anche perché il nostro programma è ancora in fase di esecuzione, sì, di scrittura, quindi è chiaro. Non che siamo programmi, cioè ognuno certamente ha delle proprie idee, tranquillamente darà l'input, darà un contributo alla coalizione, nient'altro. Sì, anche perché comunque in ogni caso siamo stati costretti a esporre anche in minima parte qualche idea, perché l'ascoltatore ci chiedeva in maniera molto, molto chiara per quale motivo dovesse votare uno o l'altro dei candidati, per cui sì. Al di là della, come dicevo, della simpatia o della amicizia e della conoscenza personale dei candidati, probabilmente ognuno di noi poi è invitato a tirar fuori qualche idea, qualche suggerimento che sarà formalizzato e costruito in maniera molto più articolata subito dopo le primarie, con un gruppo di lavoro che sta lavorando e organizzando. Anzi, io colgo l'occasione per fare i complimenti a tutti i ragazzi che sono impegnati in questo sforzo comune, per cui ecco, ci è sfuggita qualche anteprima, che però era, voglio dire, va anche nella direzione giusta. Era doverosa.
Qualche altra battuta per Ingegner Perrone, perché credo che poi dobbiamo chiudere. Vuole aggiungere qualcosa prima, insomma, di congedarci? Una battuta, ok. Io auguro a tutti quanti i candidati una serena campagna elettorale. Ecco. Ma è serena dal punto di vista fra di noi, c'è un dialogo squisito. E quindi faccio in bocca al lupo a tutti quanti gli altri tre candidati per domenica. Così come la faccio anche alla coalizione di una buona riuscita dell'idea che noi abbiamo della politica, e di conseguenza faccio un bocca al lupo anche a me stesso per una buona riuscita di tutto quanto. Insomma, certamente saremo tutti quanti a disposizione in qualsiasi tipo di risultato che noi dovessimo avere domenica prossima, saremo a disposizione della coalizione in prima persona, o come vorrà poi di conseguenza la coalizione. Bene. Io sono l'esperienza che per me non è la prima, perché ho affrontato giovanissimo la campagna elettorale del 1985, quando ancora c'era quella che in gergo si chiama Prima Repubblica, c'era la Democrazia Cristiana, c'era il Partito Comunista, erano campagne elettorali molto più sanguigne, molto più accese. Questa è una, anche se stiamo parlando di primarie, è una bella esperienza che, come diceva Renzo, stiamo affrontando con la grinta giusta, ma con quella coesione, con quella amicizia che ci ha contraddistinto in questi tre mesi di dialogo, molte volte anche, come devo dire, acceso, ma politicamente costruttivo. Quindi è una grande esperienza che ci vede coinvolti noi e tantissimi giovani, e che sicuramente segna una stagione nuova nella politica della nostra comunità. Non dico questo per dire che siamo la coalizione migliore al mondo, però voglio dire, ecco, è un buon inizio, un viatico molto interessante anche per le liste, o la lista che sarà contrapposta alla nostra, e questo sarà di grande auspicio e di grande interesse per tutti i nostri elettori, tutte le persone che sono un po' nauseati e scontenti di un certo tipo di politica, e che vogliono vedere fatti concreti, non vogliono vedere rotture o litigi, ma grande unione fra tutti quanti. Quindi tanti auguri a noi quattro e ai prossimi amici che ci saranno con noi in lista nostra, anche nella lista dei nostri amici che contenderanno assieme a noi la battaglia e la carica di primo cittadino. Io vi faccio i miei migliori auguri, li ho fatti già ai vostri colleghi, e li rinnovo anche a voi. Ricordo che domenica prossima ci saranno le primarie, ricordo che si voterà dalle 9 alle 20 sia a Villa che a Guagnano, con un documento d'identità, ovviamente purché si abbiano 17 anni. Saluto gli ospiti, ovviamente saluto e ringrazio anche Diego, che ha supportato la conduzione di questa trasmissione. Io volevo solo approfittare prima di chiudere per fare i complimenti a nome di tutta la redazione di Guagnano Informa ad Emanuela per la sua prima diretta. Grazie. Che è andata splendidamente. E poi per ricordare che l'appuntamento con noi è giovedì prossimo, sempre alla stessa ora, alle 20:30. Assolutamente sì. Un saluto a tutti i radioascoltatori. Grazie, buonasera. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Mi scusi presidente, non è per colpa mia, ma questa nostra patria non so che cosa sia. Può darsi che mi sbagli, che sia una bella idea, ma temo che diventi una brutta poesia. Mi scusi presidente, non sento un gran bisogno dell'inno nazionale, di cui un po' mi vergogno. In quanto ai calciatori non voglio giudicare, i nostri non lo sanno o hanno più pudore. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Presidente, se arrivo all'impudenza di dire che non sento alcuna appartenenza, è
tranne Garibaldi e altri eroi gloriosi, non vedo alcun motivo per essere orgogliosi. Mi scusi presidente, ma ho in mente il fanatismo delle camicie nere al tempo del fascismo, da cui un bel giorno nacque questa democrazia, che a farle i complimenti ci vuole fantasia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Questo bel paese pieno di poesia ha tante pretese, ma nel nostro mondo occidentale è la periferia. Mi scusi presidente, ma questo nostro Stato che voi rappresentate mi sembra un po' sfasciato, è anche troppo chiaro agli occhi della gente che tutto è calcolato e non funziona niente. Sarà che gli italiani, per lunga tradizione, sono troppo appassionati di ogni discussione, persino in Parlamento c'è un'aria incandescente, si scannano su tutto e poi non cambia niente. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Mi scusi presidente, dovete convenire che i limiti che abbiamo ce li dobbiamo dire, ma a parte il disfattismo noi siamo quel che siamo e abbiamo anche un passato che non dimentichiamo. Mi scusi presidente, ma forse noi italiani per gli altri siamo solo spaghetti e mandolini. Allora qui mi incazzo, son fiero e me ne vanto, mi sbatto sulla faccia, cos'è il Rinascimento? Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo so. Questo bel paese forse è poco saggio, ha le idee confuse, ma se fossi nato in altri luoghi poteva andarmi peggio. Mi scusi presidente, ormai ne ho dette tante, c'è un'altra osservazione che credo sia importante. Rispetto agli stranieri noi ci crediamo meno, ma forse abbiamo capito che il mondo è un teatrino. Mi scusi presidente, lo so che non gioite se il grido Italia Italia c'è solo alle partite, ma un po' per non morire o forse un po' per celia, abbiamo fatto l'Europa, facciamo anche l'Italia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo, per fortuna purtroppo, per fortuna lo sono.